La mia introduzione questa sera vuole esprimere soprattutto soddisfazione, plauso, ringraziamento per essere riusciti anche quest'anno, nonostante le oggettive difficoltà della nostra situazione pandemica, a eseguire la Passione in occasione della nostra Pasqua. Ormai è una tradizione che si è creata che la Verdi dia al Duomo una esecuzione e quest'anno molto di più eseguiremo per tutti dal Duomo questa esecuzione della Passione secondo Giovanni, la Johannes Passion di Johann Sebastian Bach. Sono anche contento che sia questa Passione ad essere eseguita qui in Duomo, perché è la Passione che meglio esprime la croce gloriosa, come contemplare la croce guardando in essa la gloria del risorto. Mi immagino quel canto corale che chiude tutta la Passione e che apre alla storia del risorto con una melodia che sembra essere proprio portata dal cielo, verso il cielo, sulla terra. È quanto abbiamo bisogno anche noi, far risorgere la speranza in colui che è oggi più che mai il Salvatore del mondo. Ruben Giais, oggi sono insieme all'ensemble della barocca della nostra fondazione, l'Orchestra Verdi di Milano, per celebrare un rito, una tradizione ormai di alcuni anni, essere in Duomo per celebrare la Settimana Santa, il Venerdì Santo. Spero che questa profonda emozione possa passare attraverso il video e possa coinvolgervi nell'ascolto di questa musica assoluta.